Mattias ti aveva accennato del mio regalo di compleanno per te? No. Perché me lo chiedi? No, niente, perché mi fa pensare vederti così preparato, così organizzato. Per esempio, il fatto dei fiammiferi quando tu non fumi mi sembra un po' strano. No, il fatto è che c'erano dei fiammiferi nella cassetta di sopravvivenza, che hanno tutti gli aerei per ogni situazione come questa, e quindi... Va bene, ti credo. Posso dirti una cosa? Dimmi. Ho paura. Di cosa? E se appare un cinghiale gigante per infilzarci con le zanne, come glielo spiego che noi non vogliamo invadere la sua isola? Che siamo qui solo per errore tuo, poi? Lui non capirebbe. E poi non ci sono cinghiali qui. E inoltre, gli animali selvatici non si avvicinano quando vedono un fuoco acceso. Ora non farmi il grande esploratore, perché tu ti intendi di fuochi quanto io di elicotteri. Non dire così, per favore. Godiamoci questo momento. Tutta la magia che c'è qui. Questa opportunità non si ripeterà facilmente, quindi... No, Federico, no, però... Cosa, Rosa? Che cosa devo aspettare? Flor, ti amo con tutta la mia anima. Voglio stare su quest'isola con te, rimanerci per il resto della mia vita. Voglio che non ci trovino mai. Voglio stare qui con te per il resto della mia vita. Mi morte spero tanto sogno. Lo supe quando te vi. Mi morte sogno en tanto sueño. Si estás aquí. Mi amor, te pensó tantas veces y ya te reconocí. Mi amor te inventó desde siempre, llegaste aquí. Y así será juntos por fin, y así será para los dos. Y así será un gran amor, y así será. Lollo. Lollo. 204. 205. Oh. 206. Vita mia, che carino, così bello, tanto sportivo. Mi fai morire, non sapevo che curassi tanto il tuo fisico. È così, baby. La vita ti cambia. Sì, però la vita ti cambia in alcune cose, perché tu veramente non sei cambiato tanto, mi sembra. No? No. No, non dirmi così. Io che pensavo di essere migliorato in qualcosa. Tu sei sempre stato il meglio, del meglio, del meglio, del meglio, del meglio. Però ora comincia ad andare, perché è giorno. Devi andartene. Io ho la soluzione. Sì, no, adesso no, che qui è notte. No. No, me lo mangio, mi fa morire. Anche quando dorme è un principe stupendo. Non sbava, non russa, tutto pettinato. Io me lo mangio con un bacio a colazione. No, non posso, non posso. Non posso essere così cattiva con Delfina, non posso. Lei non se lo merita, io non me lo merito, lui non se lo merita. No, no. Eccoti qui. Fermo, che fai? Che credi di fare? Volevo salutarti, che ti succede? No, non puoi salutarmi, lo sai che succede? Che noi due era meglio che affogassimo in mezzo all'acqua prima di fare la cattiveria di questa notte. Ma di cosa parli? Di che parlo? Noi siamo insieme su quest'isola, da soli, qua, su un'isola deserta. Delfina è la tua fidanzata ed è mia sorella, io non posso farle del male. Andiamo, tigre. Vai, Lorenzo, vattene. Perché mi cacci così? No. Perché noi non possiamo salutarci alla grande? Vattene, vattene, ti prego. Devi andare via. Ci manca solo che entri mia madre e ti veda qua. Va bene, vattene. Se la metti così. Vattene, vattene. Vattene di qui, ti ho detto vattene, vattene. Sono ancora devi mezzo addormentato. Devi andare via, amore. Devi andare via. Vai via, vai via, vai via. Vattene, sì. Vattene da qui.
Senti, non ti preoccupare per Delfina. E poi ti avevo detto di non fidarti di lei. Io mi fido di quello che sento. E sento dell'affetto. Sento che è mia sorella. E sento che, non lo so, voglio che mi voglia bene. D'accordo, ma tu non hai mai pensato che forse a lei non interessa volerti bene? No. Che brutta cosa che stai dicendo. Io non lo so, però io voglio avere la famiglia che non ho mai avuto. Le voglio bene, ma se continuo ad amoreggiare con te non riuscirà mai a volermi bene. Al contrario, mi odierà. Ho capito, va bene, basta. Sei così a disagio con me che farò di tutto per portarti via. Va bene, è chiaro, va bene. Beh, non la prendere così. Io non voglio che ti offenda. Quello che sto dicendo è che, niente, beh, che... Cosa? Questa è un'isola deserta. Sì. Io ti perdono perché non verrà mai a saperlo. Io quello che non voglio è che Delfina soffra. Se questo non si ripeterà, e lei non lo saprà, visto che noi due siamo su un'isola deserta e sono solo fantasie, buongiorno, e sogni, e buongiorno, noi solo per un momento. Buongiorno, ci siamo... principessa, buongiorno. Ecco, qui è bellissimo. Potete fotografare. Che succede? C'è gente. Queste persone che cosa ci fanno qui? Sono naufraghi. Ragazzi, è successo qualcosa. Vi serve aiuto? Se ci serve aiuto, ho passato la notte sveglia in quest'isola deserta alla mercé di assassini che potevano ucciderci o cannibali che potevano mangiarci. No, perché? No, ma quali cannibali? Non c'è da ridere, sono stata molto male. Scusami, rido perché non è un'isola deserta. È un complesso turistico internazionale e anzi, molto presto si riempirà di gente. Che? Turisti. Un complesso turistico internazionale. Internazionale. Dai, mettete le tazze, se no mi ustiono. Si rovescia il mio ustiono, mi ustiono. Faccio quello che posso. Ti servo il latte e ti lamenti anche. Beh, dovevo bollirlo. Allora. E io al latte al cioccolato, è molto meglio. Beh, ecco, qui c'è il pane tostato. Più o meno. Forse è un po' bruciato. Ti avevo chiesto dei toast, non carbone, per l'arrosto. Guarda cos'è. Va bene, cos'è, va bene, calmiamoci un po', perché non c'è Greta. Quindi dobbiamo collaborare tutti. A me manca tanto Greta. Sì? E cosa ti manca? Le colazioni di Greta? No, no. Mi manca lei perché mi coccolava sempre. Sì, manca molto anche a me, veramente. Sì, devo dire che anch'io soffro della sindrome di astinenza gretile. È molto. Beh, Martin, a tutti manca Greta. Ma pensate una cosa. Lei se n'è andata per essere felice. Voglio dire, se lo merita o no, dopo tutto l'affetto che ci ha dato. Sì, non se lo merita. E allora va bene. Ehi, ragazzi, che è successo qua? È passato un uragano? No. Siamo soli, dobbiamo fare tutto da soli. E allora non ce la facciamo e più perché Flor non siamo capaci. Sa dove siano. Ma casualmente Mattias mi ha detto che Flor e Federico hanno avuto un piccolo problemino e che per questo sono irreperibili. Irreperibili? Io direi scappati. Ehi, carina, non sono affari tuoi. Anzi, vieni qua che vi devo preparare per andare a scuola. Siete ridotti uno schifo, voi ma due. Ma oggi non abbiamo lezione, io non ci vado a scuola. Voi non avete lezioni, ma noi due è meglio che ci mettiamo d'impegno con le materie, sì, altrimenti... Sì, mettiamoci d'impegno sul serio, se no ci diplomiamo nel 7300. Dai, andiamo. E poi cosa puoi mandarmi una cartolina o puoi chiamarmi al telefono. L'importante sono è che adesso solo tu te ne vada. Devi andare della via. Vita. Com'è sistema possibile? Quanti anni hai? Hai due anni e mezzo. Gli occhiali da sole, gli occhiali da sole. Insomma, per favore, sbrigati. Vai. Forza. Meno male che non ci ha vestito a madre, no? Vai, la mia bella suocerina. Che carina, no, sciocco. Davvero. Ciao. Senti, stavo pensando, Boniglia, che ha voglia di farmi dei ritocchi. Sì, no, è che mi vedo un po' spenta, un po' sciupata ultimamente. Che ne pensi? Ah, bene, e tu? No, sciocco, chiedevo come stai tu. Ti è successo qualcosa, Delfina? Perché mi sembri un po' agitata. Che vuoi che mi succeda? Al tuo amico che succede? Se non sbaglio non è rientrato. Beh, io gli ho parlato e sta tornando a casa. Ha avuto un piccolo contrattempo. Sì, sai qual è il contrattempo del tuo amico? La Cardo. Non se la toglie dalla testa. Tutto il giorno dietro a lei. Ma questa volta mi sentirà e capirà che non può continuare così. Ciao Delfina, Florencia? No, Florencia non c'è. La tua fidanzata e il mio fidanzato sono fuori casa e hanno passato la notte insieme. Cosa? Posso credere che Flor mi abbia fatto questo? No, non ci puoi credere. Lei è capace di fare questo e anche molto altro. Ciao, aspetta. Arrivederci. Io abitavo nel bosco ed ero contenta. Camminavo senza sostar. Vuoi che parliamo del problema? Vuoi che ne parliamo? Io canto per dimenticare la tua presa in giro, perché tu hai fatto un disastro. Quest'isola non è affatto deserta, per tua informazione. Mi hai tenuta come un topo in trappola, facendomi credere non so che cosa. Ma che io cosa ti ho fatto? Io sono ingenua, per caso? Avrò pure la faccia da stupida, ma non sono ti ho fatto affatto niente. Stupida. Io non ho affittato l'elicottero, non ho tolto il carburante. Perché non pensi un po' prima di parlare? Metti Florencia, per favore. Ah,
Adesso si scopre che la colpa è mia. Ah, la colpa è mia che siamo rimasti bloccati in un'isola deserta che invece non era tanto deserta. Ma che guardate, che cosa volete, santo cielo? Non sapete che cosa ha fatto quest'uomo se lo sapete. Sai perché ti guardano? Perché le donne nel loro paese girano... girano completamente coperte, tu mostri le braccia, loro mostrano solo gli occhi. Così va bene? Va bene così? Vi piaccio? Quello che sto dicendo, Federico, tornando alla storia dell'isola, è che sono coperta adesso, perché mi continuate a guardare? Perché le donne della loro... le donne della loro cultura parlano molto meno di quanto parli te, stanno zitte! No, no, per favore, copro il viso, però non starò zitta, perché le donne della mia cultura parlano moltissimo, perché? Perché ci piace, perché siamo intelligenti, siamo sveglie, aperte, donne pensanti, come qualsiasi persona normale che è parte della cultura argentina, a cui piace esprimersi, parlare, dire le cose che si vuole, non sei d'accordo? Che succede? Che ti ha detto che devo stare zitta? No, che no. Devo stare zitta? No. Scusate, sorry, mi ha detto che vuole... smettila, ma vuole... che dici? Ma ti vuole comprare come una sua quinta moglie? Che faccio? Contratto? E quanto potrebbe darmi? Credi di potermi comprare come un pollo allo spiedo? Ma dai, neanche per tutto l'oro del mondo, per 20.000 vestiti dei vostri. It's per okay. Piacere, autista, spenga il motore perché scendiamo alla prossima fermata. Ci mancava soltanto questa. Io cantavo ed ero contenta nel bosco. E lasciami, sono di pessimo umore! Tranquilla, Delfina, ci sarà una spiegazione a tutto questo. Forse gli è successo qualcosa. Certo, tesoro, non fare così che ti fa male. Calmati. Non pensavo mai che mi facessi una cosa simile, Florencia. Aspetta, ti spiego, Delfina, tutto aspetta, in un minuto, per favore, ti assicuro. Chiudi la bocca, sono stata tutto il giorno chiusa in cucina a prepararti una torta di compleanno e tu sei scappato con mia sorella per andare chissà dove. Io non sono scappato, Florencia mi ha fatto il mio regalo di compleanno. Oh, non voglio neanche domandare quale fosse il suo regalo. Era un viaggio in elicottero, Delfina. Che lungo il viaggetto, dove siete andati? In Polinesia? C'è finito il carburante. Sì, e siamo atterrati d'emergenza in un'isola deserta. Beh, non era tanto deserta, ci siamo... accorti che c'erano animaletti, uccellini. Voi pensate che io sia stupida, che mi beva questa storia? Io vi ho chiamato al telefono e voi avete attaccato! No! Non ho attaccato, non c'era più segnale nel telefono. È morta la batteria, come si dice? Mi avete attaccato per non essere disturbati! Ti giuro di no, Delfina, dico sul serio, voglio che tu mi creda! Vuoi che ti creda? Io non ti credo. E penso che neanche Ariel ti creda. Perché non glielo chiedi, sai? Ha saputo tutto quello che è successo. Vai, corri, vai! Non credo che... augurati... che ti perdoni, perché io non penso di perdonarti mai più nella vita! Delfina! Delfina! Delfina, senti una cosa. Ti giuro che è stato un incidente, non è una bugia. Basta, Florencia, per favore. Pensavo che ora che sappiamo di essere sorelle le cose sarebbero cambiate, ma... ma sono cambiate, davvero. Mi importa solo che noi andiamo d'accordo, che tu non ti arrabbi con me, che recuperiamo il tempo perduto. Ma sì, come vuoi recuperare il tempo perduto? Vediamo. Scappando con Federico, il padre del bambino che non ho avuto per colpa tua. Che ti succede? Visto che mio padre non ti ha riconosciuto, ora te la prendi con me? No. Giuro che la storia dell'elicottero è vera. È stato un incidente. Non so, Flor, vedremo. Ora vai che voglio stare sola. Vattene. Fissa. Martin! Vai a passeggio nel nostro giorno libero? Sì, passeggio un po', sì. Come mai non sei con la tua fidanzata? Noi siamo un po' in crisi in questo periodo, ma perché me lo chiedi? No, perché dico, se vuoi facciamo qualcosa insieme. Insieme noi due, ma non so cosa facciamo per strada tutto il giorno. Sì, tante cose. Possiamo andare al cinema o guardare le vetrine o andare a casa mia, tanto io con te sto bene dovunque. Sul serio? Sì, non mi direi che non ti sei accorto che io provo qualcosa per te. Per me no, senti, non è possibile. Perché insomma io sto con Paz, lei è la mia fidanzata e no, mi capisci? E qual è il problema? E il problema è che io sono fedele per natura, purtroppo, ma io sto con Paz e non dovrei stare qua, ciao! Delfina, scusa, possiamo parlare? Se ricominci con la storia dell'elicottero ti chiedo per favore di evitare di farlo, perché non mi interessa. Non è una storia quella dell'elicottero, ti ho già detto che è successo. Se vuoi arrabbiarti, arrabbiati, è un tuo problema, va bene? Ma certo che mi arrabbio, Federico, non ho 2 anni, non trattarmi come se fossi una stupida.
Le relazioni di coppia si basano sulla fiducia e sai cosa? È da un po' che non mi fido più di te. Ma guarda che coincidenza. Neanch'io mi fido di te. Di che parli? Di che parlo? Tu sai di che parlo. Sapevi che eri sorella di Florencia e non hai mai detto niente, di questo parlo. E perché l'avrei fatto? Per tenermi le cose di Florencia? Non hai letto il testamento? Mio padre non ha lasciato niente a lei. E quindi che vantaggio avrei avuto? Perché dovevo nascondere questa cosa? Non lo so, qual è il tuo vantaggio? Non cercare di cambiare argomento per salvarti, Federico. Qui le cose sono diverse. Tu sei andato via con Florencia a passare la notte con lei. E così le cose non vanno. Io ero qua, senza riuscire a dormire, senza chiudere occhio per l'angoscia, preoccupata per te. E così le cose non vanno, così le cose non funzionano. Hai ragione. Così le cose non funzionano. Mm-hmm. Siediti un momento, per favore. Te l'ho detto mille volte, ma adesso te lo ripeto. Mm-hmm. La nostra storia è finita da molto tempo. Non manchiamoci più di rispetto. Cerchiamo di essere felici ognuno per conto proprio, per favore. È tutto finito, non voglio continuare questa storia per nessuna ragione. Cos'è questo? Cos'è? Che ci fa un portafoglio da uomo in camera tua? Io non ne ho la minima. È tuo? No, non è tuo? Vediamo è tuo? A chi è di Boniglia questo. Ti ringrazio tanto, caro, di averlo ritrovato, perché Boniglia era disperato per averlo perso. Forse gli è caduto qui quando è venuto a salutare Delfina, no? Sì, sicuramente. Federico, aspetta, non abbiamo finito. Sì, abbiamo finito. Abbiamo finito. Mamma, ti rendi conto? Passa una notte con la Cardo e ora mi vuole lasciare! Questo a me! Voglio morire! Non ci posso credere. Di chi è questo portafogli? Hai fatto entrare qui Lorenzo! Non è così. Sì, è così. No, è così. Non è così. E a me non puoi mentire, sei mia figlia e sei uguale a me. Che mi importa di Lorenzo e del suo portafogli? Non ti rendi conto di cosa è successo? Federico non vuole più stare con me! La colpa è tua, che tiri la corda e queste sono le conseguenze, cara. A volte le cose vanno bene e a volte le cose vanno male. Non devi essere così pessimista, mamma. Dobbiamo trovare una soluzione. Bisogna trovare una soluzione. Che soluzione? Le abbiamo provate tutte, amore mio, tutte. E non lo abbiamo incastrato, quest'uomo. No. In tutte le storie d'amore, le risorse sono inesauribili. Dobbiamo ricorrere alle sacre fonti ispiratrici. Vieni. Vieni. Vieni, dove? Andiamo. Vieni, vieni. Fernando. Amelie, volevo allora dirti che ho già dato i soldi alle siamesi perché li sì, consegno. E beh, hanno giurato che non avrebbero detto che le mandavi tu. Quindi... Per favore, spero che sia così. Come stai? Non lo so come sto. A volte ho voglia di lasciare tutto e... E tornare all'altra tua vita, no? Non lo so, è difficile quando il passato non ha niente a che vedere con il presente. Fernando, non lo so che farò. Ma grazie. Grazie di starmi vicino, sei un amico. Ci vediamo al locale. Io vado là. Sì. Ci vediamo. Ci vediamo. A dopo. A dicembre dobbiamo dare le più facili e poi pensiamo alle altre. Vediamo, dicembre? Vediamo. Dobbiamo dare tutte le materie Gemelli, adesso. Fritz and Walden. Come va? Come state? Che caso non fa incontrarci? Non tanto bene, perché abbiamo tante materie da studiare, tante, e che non so come faremo. Io non lo dai, so. Non ti disperare, se volete io posso aiutarvi. Sì? Darvi no. Delle ripetizioni. Sì, no. Sì, no. Lezioni private, vi spiego le cose. No, non capisci sapete. Cosa significa no, Amelie? No, grazie, no. Va bene, buona fortuna allora. Sì, grazie. Perché l'hai trattata così? Perché? Perché sono stufo di starle dietro come un cagnolino, per questo non voglio più farlo. Io voglio soltanto dare queste materie e andarmene molto sì, lontano. Sì, sì, perché è facile, abbiamo tanto tempo per studiare, tanto, e siamo dei maghi, vero? Lascia che ti spieghi, ti ho chiamato perché voglio Lascia. Parlare. Non trattarmi così, Ariel. Come vuoi che ti tratti? Hai passato la notte con Federico sull'isola, come vuoi che ti tratti? Non ho passato la notte con Federico, non capisci che non è così. Comunque c'è altro che non va tra di noi, noi non... Tu... Cosa? Dillo. Cosa? Che tu non... Che noi non... Io non sono innamorata di te. Sono innamorata di Federico. E anche se voglio convincermi di no, è così. Io mi rendo conto che... Anche se non potrò stare con lui, anche se non potrò mai avere figli che vorrei avere con lui, né potrò mai sposarlo, io... Io sono sua e ne sono innamorata. Questo non è scritto da nessuna parte, Flora. Ma è scritto nel mio cuore.
Forse non capisco niente della vita, però capisco quello che dice il mio cuore. E mi dice che devo stare con lui. Ti stai condannando a stare sola tutta la vita, ti rendi conto? Non posso stare con te per non stare da sola. Non sarei io, non mi piace essere così. Va bene, Flora, smettila, basta, basta. Ho capito, è chiarissimo, chiudiamo. Io ti amo davvero, tu lo sai. Però mi sono stancato, non voglio continuare a lottare per una cosa impossibile. È finita. Ti voglio molto bene, non volevo ferirti. Però l'hai fatto. Ed è finita per sempre. La mia soap preferita. Ti ho detto che dovevamo trovare un aiuto. Questa soap opera è l'ideale. Questa. Cosa? Questa è una meraviglia, mamma. Qui troveremo tutte le idee che ci servono. Ascolta. Alejandro. Finta gravidanza. No, già l'abbiamo fatta. Sì, già l'abbiamo fatta. Aborto della finta gravidanza. Anche l'aborto della finta gravidanza. Depressione. Depressione no. La famosa sedia a rotelle falsa, già due volte. Sì, già fatta due volte. Svenimenti a comando. Mille. Cadute e contusioni per distrarre. Quella della scala, già fatta. Finto tentativo di suicidio. No, quello del ponte. Quello non si può fare ancora. Vabbè, dai, restano pochissime possibilità. Dobbiamo pensarci bene prima di ricorrere al nano marziano che cade con il paracadute per salvare l'universo. Ma basta con le stupidaggini, per favore, che poi io devo salvare la situazione, tesoro, come con il portafogli di Lorenzo, per carità. Non rispondere, che deve essere lui. Qui, no! Pronto? Ciao, baby. I love you. Come stai, piccola? È che adesso non posso parlare. Vieni qua! Non riesco a smettere di pensare alla notte che abbiamo passato insieme. Di quale notte stai parlando, rognoso pitocchioso? Suocerina bella, come fa a stare sempre in mezzo? In mezzo a cosa? Senti, ti ho detto mille volte di non disturbare Delfina, è chiaro? Impossibile. Come posso spiegarle che ogni volta siamo più vicini? Più vicini che mai. Sei un viscido. Basta. Sei tu che l'hai voluto, eh? Ora vedrai quello che farò. E poi non dirmi che non ti ho avvisato. Schifoso. Sale. Perfetto. Preparate l'origano. Origano. Ci va l'origano o no? Sì, in questa ricetta ci va l'origano. Origano. Origati che ho un affamato nello stomaco, per favore. Basta, Thomas, tra poco mangi. Dai, allora, cos'è successo? Cos'è successo con Federico sull'isola deserta? Non era tanto deserta quell'isola, perché la verità... Ma che mi fate raccontare adesso? Avete studiato? Ho già il cervello in fumo. Che c'è da mangiare? Riso alla Flor. Pane! Sembra colla. Il pane è tutto duro e questi toast sono tutti bruciati. Li ha fatti Franco questa mattina. No, vi rendete conto? Senza Antonio e Greta siamo condannati a morte. Io non posso più vivere senza la mia Greta. Non ce la faccio. Dire così, Greta ha tutto il diritto di stare un po' tranquilla dopo anni e anni di lavoro in questa famiglia. Questo è proprio da... leccarsi i baffi. È molto duro il pane? Beh, in realtà il pane è duro come una pietra, guarda. Troppo! Non si può, con questo possiamo ammazzare qualcuno. Non si può. Beh, tranquilli, mangeremo, usciremo da questa situazione cucinando qualcosa di buono. Meno male che Federico pranza in ufficio, altrimenti sarebbe un mezzo disastro. Salve. Federico, non dovevi pranzare in ufficio? No, sono uscito prima dall'ufficio, che si mangia? Riso alla Flori. Riso. E com'è fatto? Com'è? A me pare di gomma, perché non l'assaggi? Un odorino. Beh no, non mi aiutate più. Basta descrivere questo riso che è venuto un po' male. Farò uno spaghettino. Flora. Cosa? Senti un... Federico, io ti posso... Non sgridare. Forse non sa cucinare, però ce l'ha messa tutta, capisci? Ma chi ti ha detto che volevo sgridarla? No, non volevo sgridarla. Ah no? No. A proposito di questo, non andatevene, tornate qui. Venite. Ditemi come va la scuola, per favore. Bene, benissimo, per favore. Dai, Martin, racconta tutto. Perché? Se l'ha chiesto a te, cosa c'entro io, no? Oggi non c'è la scuola. Lo so che non c'è la scuola. Senti, Federico, io non credo che potrò entrare in quella scuola perché è per ragazzi intelligenti. Non dire così, Roberta, io parlo con la Domenech anche domani o quando sarà necessario. E le chiederò un'altra opportunità per quell'esame. Tranquilla, no, io sarò il tuo professore e ti preparo. Sul serio? E Delfina, se cerchi qualcosa da mangiare, c'è stato un piccolo problemino. Scusami, questo campo di battaglia tu lo chiami problemino? Sì, vabbè. Va bene, basta, finiamo. Chiamo la pizzeria, ordino pizza con empanada e se vai! Sì, bravo! Sì!
Ma com'è possibile? Se cade qualcosa sul tavolo, chi pulisce? Ora non c'è Greta. Beh, sì, che ne so. Tranquillizzati su questo. Un attimo di tempo e riusciremo ad organizzarci. Ah, certo. Come si è organizzato Federico per convincerla a restare, no? Franco, non cominciare con questa storia un'altra volta. Te lo chiedo per favore. Oh, la pizza, che buona! Sì, permettete. Buona o no, è quello che c'è. È pizza ai vari gusti. Se per lei va bene, sì. Io conosco un cuoco. Basta con la pizza. Sa, è un cuoco serio. Se lei vuole, lo prova e se la soddisfa, lo assume. Sì, va bene, va bene. Presentamelo quanto prima. Basta. Io comunque devo andare a dare una mano a Thomas per i compiti di scuola. Fantastico, anche a noi, Federico, aiutaci per favore, perché siamo molto non voi difficoltà. No. Siete due ragazzoni. Per voi è una professoressa particolare. Una professoressa per noi? È come se avessimo 8 anni. Sai che sembra che abbiate 6 o 7 anni dai voti che prendete. A partire da oggi avrete così. Una professoressa. Non è sì, facile. Certo, è così. Non è sì, facile. Certo. I bambini hanno già mangiato la pizza. Ora tocca a Delfina, che è magrolina come una lucertolina. Divina la lucertolina. Però mangiane un pezzetto, dai, con le mani, se vuoi. Scusami, ecco. Io non mangio la pizza. Odio, detesto la pizza con la mozzarella. Beh, ci sono soltanto pizza ed empanata. No, posso niente. Tagliarti un pomodorino con un po' d'aglio, è buonissimo. No, 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 sai, una cosa, sono... No, sono molto angosciate, non posso ingoiare, quindi è meglio che vada a letto. Delfina, tanto aspetta, mi fa anche male la testa. Ti faccio un massaggino nel cuoio cavallino in capelluto. Ragazzi, no. Per favore, Florencia. Lascia stare. Resta qui, resta a tavola con la famiglia. Godetevi pure la Flor, famiglia. Non hai ancora mangiato. Tanto io preferisco stare sola. Va bene. Che orrore, non ci posso credere. Che ti succede, Lala? Una cosa terribile, Mattias, una cosa spaventosa. Cos'è successo? Tranquilla, volevano raccontami. Sequestrarmi, i tizi, volevano sequestrarmi. Come volevano sequestrarti? Che? È stato orribile, volevano mettermi su un furgone. Io ho cominciato a prendere le borsettate, mi sono liberata di loro e sono fuggita. Però mi hanno seguita. E chi ti dice che non siano qui fuori ad aspettare di catturarmi come una colomba innocente? Stai tranquilla. No, stai non ci riesco. Adesso noi andiamo a controllare. E andiamo. Dove? Accompagnati, se attenti, per favore. Ragazzi, per favore. Puoi stare assolutamente tranquilla, non c'è nessun problema. Va tutto bene, non succederà niente. Eccolo, è quello il furgone che mi ha seguita, lo vedi? Ma quel furgone sta fermo lì da giorni. Beh, potrebbe essere qualche vicino, detto. Federico, sicuro? Per questo lo conosci, perché non andiamo a vedere? Dov'è? Dentro, a vedere andiamo che c'è. A vedere. Stai tranquilla. No. Calmati, no. Stai tranquilla, stai tranquilla. Cielo, cos'è tutto questo? Non ci posso credere. Agente, è sicuro che quel furgoncino stava spiando noi? Ma sì, tesoro, questo è ovvio. Siamo tutti in pericolo, non è vero, agente? Si calmi, signora, e mi faccia la descrizione. Com'era quell'uomo? Beh, non potevo vederlo chiaramente perché era molto buio, però aveva i capelli lisci, neri, la pelle un po' scura, una faccia da delinquente, degenerato. Lo disegni? Mi scusi. Ragazzi, stiamo calmi, perché magari quel furgone con i microfoni non ha niente a che fare con certo. noi. Ma brutte notizie, signor Fritzenwalde. In effetti vi stanno spiando. Questi sono i microfoni che hanno trovato i miei ragazzi. Aiuto, quale... siamo tutti spiati, capisci? Calmatevi, ma di chi può essere quel furgone? Non lo sappiamo, non ci sono documenti, non c'è una denuncia di furto. Dobbiamo continuare ad indagare. Per favore. Sì, dovete continuare perché questa è una cosa veramente grave. Sì, e pensare che sono stata nelle mani di quegli hippie rognosi e pericolosi. Come sa che sono hippie? Ma è solo un modo di dire, chiaro. Deve essere una banda di sequestratori, però non vi preoccupate. Quando si accorgeranno che li abbiamo scoperti, non faranno più niente. Lo voglia il cielo, per favore. Vieni, mammina. Vieni, sta tranquilla. Che vieni orrore, con me, i sequestratori. Vieni, che adesso sei ma così come... sconvolta. Devi stare tranquilla, mammina, altrimenti loro si preoccuperanno per te. Ma perché lo hai fatto? Te l'ho detto che mi stavo stancando. Strega immonda inacidita! Brutta vipera velenosa! Ti voglio... Batman... Me lo pagherai con il sangue. Bene. Ciao. Con Paz hai trovato l'amore vero e penso che non dovresti metterlo in pericolo per la prima stupida sì. che incontri. Yeah. Divertiti, Martin, sei giovane, non c'è niente di male. No, è vero,
È vero, Franco ha ragione. Divertiti, Martin, forza. Io non c'entro niente con quello che sta succedendo. No. No, pazzo, non ti posso fare questo. E poi io non sono un nevrotico insaziabile cacciatore di donne. Aspetta. Aspetta, Martin, pensaci. Che c'è di male se sei un nevrotico insaziabile cacciatore di donne? Va benissimo. Va benissimo, certo. Io devo chiamare Bella, sì. La chiamo subito. Pronto, Bella? Sì, sono Martin. Beh, ti ho chiamato per sapere se oggi pomeriggio ti va di fare qualcosa con me. Ti va? Bene, dai, vieni a casa, così stiamo un po' insieme. Va bene? Ti mando un bacio, ciao. Dai, forza, Martin, forza, sì. Che si festeggia? Niente, ho invitato Bella a prendere qualcosa. Che mi metto? Perché l'hai invitata? Che succede con Paz? Paz? La Paz è in Bolivia, no? Questa. Non fare lo scemo, perché le fai questo? Sei un traditore, fai. Fai come Rocky, che è l'idolo delle donne. Tu ma sei guarda, un grande. E poi è carina, Bella. Sì, anzi, bellissima, bellissima. Ma è molto più bella e voi vi amate. Che succede allora, Martin? Niente, non succede niente. È una visita inoffensiva e nient'altro. Lei neanche lo saprà, non succede niente. Tu attenta a non spettegolare, eh? E tu vai avanti per la tua strada, fratello. State tranquilli. Se ci saranno novità, vi avviseremo. Mille grazie, gentile agente della sicurezza pubblica, per tutto questo, perché è stato davvero terribile. Sì, grazie. Aspettiamo la sua chiamata. Ci scusi ancora per il discorso. Sì, figuri. Sì, buonasera. Alla porta. Buonasera. Io mi devo bere un bicchierino, perché mi si è abbassata la pressione per questa storia del rapimento. Scusate. Beh, dovremmo stare più attenti che mai, soprattutto con i ragazzi. E con Delfina che gira sempre con la sua coda di cavallo al vento e chiunque potrebbe afferrarla. Grazie per il bell'augurio. No, non te lo sto augurando, sto solo dicendo che devi stare attenta. Se vuoi uscire, tu chiedi a me di accompagnarti. Io lascio quello che sto facendo e ti accompagno. Oppure mi avverti e ti faccio io le compere e tu non esci, faccio tutto quello che vuoi. Sai cosa avrei voluto, sangue del mio sangue? Che tu non mi tradissi. Vediamo se capisci. Non ti vuole bene, mai te ne vorrà, è così. Federico, finiscila. Te lo dico per l'ultima volta. È mia sorella, di quello che vuoi a me, ma non parlare male di lei. Florencia, per favore, sta approfittando della situazione. Non sto approfittando di niente, ha perso un figlio per colpa nostra, sta male per colpa nostra. Quindi ti prego, la prossima volta che vuoi parlare male di lei, pensaci almeno due volte. Flora. Guardate che cosa ho trovato, adesivi per il diario, sono fichissimi. Tieni, Ramiro, è per te. Che state facendo? Grazie. Niente, cerchiamo di distrarci per non pensare a Greta. Io non posso entrare in cucina, mi viene da piangere. Spero che Antonio non mandi di nuovo qui quella tedesca, perché non fa altro che protestare. Cosa? Non criticare Greta, che è la più buona del mondo. Calma, 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 Thomas, non vorrei picchiarlo, basta litigare. Ehi là, che succede, Martin? Sei bello come un principe delle favole. Niente, apro io, non ti preoccupare. Ciao, Bella, come sei carina. Anche tu. Posso entrare o resto qua? No, entra, perdonami, sono una bestia. Ci beviamo qualcosa in cucina e poi saliamo in camera mia, ti va? Bene, dai. Andiamo. Ciao. Ciao. Zitti. Bravo, Martin. Si può sapere che gli succede al mio piccolo Freud? Che gli succede? Sta copiando Franco e se la fa con tutte, ma ora mi sente. No, tu resti qua, non ti impicciare di quello che fa. Flori, no, Thomas ha ragione, non dobbiamo intrometterci, siediti. Ragazzi, vi presto. Grazie. Questi libri, li ho comprati io per studiare, questa ma tanto non li uso. Mi ha mandato mia madre dal Brasile, l'ha comprata. Carina. Sulla spiaggia. Grazie. Te la presto, L'idea è dare tutte le materie adesso, così poi l'anno venturo... Stiamo studiando, studiamo. No, che studiamo? No, io penso di passare l'anno sdraiato a pancia all'aria e poi... Studiare, e si deve studiare. Ma che sei impazzito? Io non voglio studiare, ma rendermi indipendente, voglio essere libero. Sì, anch'io diventerò indipendente, ma devo studiare o no? Non devi studiare per essere indipendente, che ti prendi? Non devi studiare, solo studiare, perché studiare. Io mi sono reso indipendente. Non è facile, però non ho studiato. L'indipendenza viene dopo, prima devi studiare. Non è vero. Devi studiare. Non è obbligatorio. Ciao. Ragazzi, ma che succede? Accidenti, che donna! Ma avete visto che donna? Un giorno potrò avere una ragazza così, no, potrò. No, quelle potrò. Non ti si filano. E se lo fanno, ti si mangiano in un sol boccone. No, aspetta, non sono tutte uguali. Forse quella ragazza non vuole una faccia perfettina come quella che sto vedendo. Puoi finirla, non è l'unica cosa che no, ho. Dacci un taglio. Sei anche biondo, ti vesti bene. Il cervello non ce l'hai, però hai una testa grande, completamente vuota. Tu sei intelligente, ma guarda cosa sei tu con queste guanciotte. Sì. Volete finirlo un minuto? Basta, non vedete che sto memorizzando quel corpo divino che è passato infilato in quel vestito rosso? Avete visto cos'è? Era incredibile. Peccato che sono fidanzato, se no.
Flor. Smettila, Federico, basta. Voglio dirti solo una cosa, solo una cosa. Io non sono un mostro che si inventa le cose. No. Quello che ti ho detto di Delfina è vero. Non è vero. Finiscila di inventare cattiverie su di lei. Con quello che mi ha detto avrò un anno di gastrite. Non la prendere così. Ora dovrò spiegarle che tra di noi... Non devi spiegarle niente. Non devi fare lo zerfino di Delfina. Basta! È mia sorella, non voglio farla soffrire. Adesso vado ad aprire la porta. Salve. Salve. La signorina Florencia Saint-Jean Valente. Sono io, credo. Questo è per lei. Ah, grazie. Arrivederci. Che cos'è questo? Ah, che emozione! Una canzone d'amore, una canzone d'amore! Che bello, che bello! Che romantico! Quella bambinaia miserabile non verrà mai a sapere che figlia di Saint-Jean dovessi anche uccidere per evitarlo. Hai visto come ho fatto bene la sorellina buona? Quella stupida farà tutto quello che le dirò. Allora dille che si butti al fiume. Non la sopporto più, mamma. La odio più della bruttezza, più della povertà. Non avrò pace se non distruggo Flora e mi prendo tutto. Voglio vederla strisciare i miei piedi chiedendomi scusa. È una strega. È una bugiarda. Flor, sai che stavo pensando? Che accetterò la tua offerta. Potresti andare in farmacia a comprarmi una limetta? Prova a chiederlo a tua nonna. Lorenzia, perché mi parli in questo modo? Come hai chiuso, vipera? Cardo, come ti permetti di trattarmi così? Cardo? Me ne vado di qui. Non voglio contaminarmi, non voglio dormire in questo letto, non voglio respirare quest'aria, non voglio niente. Cos'è successo? Perché sei così nervosa, piccola? Non mi chiami piccola e non faccia la buona con me, perché so che è una strega cattiva. Ma non ti riconosco, amore mio. Meglio che non mi riconosca. E chiuda quella bocca o qui scorrerà del sangue. Che cosa ti è successo, Florencia? Sai che cosa è successo? Che volevo credere in voi, ma mi sono sbagliata. Che cosa è successo? Ascoltate questo, allora. Fatto bene la sorellina buona, quella stupida farà tutto quello che le dirò. Sì, certo, io la capisco, ma cerchi di capire me. Io avevo la casa tutta piena di microfoni e per favore, questo mi preoccupa e... no, sì, mi scusi per il tono. La chiamo dopo, per favore. Sì, grazie. Salve. Ciao, come sei carina. Grazie, l'ho appena comperata e l'ho inaugurata. C'è Martin? Sì, deve essere di sopra. Grazie. Vediamo che fa Martin adesso. Ciao, ragazzi, avete visto Martin? Che peccato, no? Hai comprato tutto questo e lui non c'è. È di sopra. Beh, allora c'è o non c'è, ragazzi? Sì, c'è. C'è, però ha delle cose da studiare, capisci? Non ti può prestare attenzione. È di sopra, ti accompagno. No, sta studiando. Ha un sacco di cose da studiare. Ma come potrebbe non voler vedere i pazzi? Scusami, andiamo, non puoi salire. No, niente. Niente, non c'è. Oscar non c'è. È tutto il giorno che lo cerco e non riesco a trovarlo. Ma no, devo avvisare quell'uomo che deve incontrarsi con Federico. E così prendo due piccioni con una fava, no? Trovo un cuoco per questo caos organizzato che è questa cucina. E in più trovo lavoro al mio pucci poverino, che ho fatto cacciare dal fioraio. E lui cucina? Non sapevo che cucinasse. Cucina, deve cucinare, deve farlo. Sul serio? È tedesco, perlomeno. Guarda, ci siamo assicurati la strudel. Sì, una bella fortuna. Salve. Ciao. Ciao. Noi andiamo a studiare, non fate troppo rumore, per favore. Avete trovato qualcuno per studiare? Sì, Federico ci ha trovato una prof e la vecchia sta andiamo per arrivare. Ora, dai, bellissimo. Andiamo a studiare. Sì. Sì, devo uscire anch'io. Bene. Strano che la zia esca, no? Esce sempre. Sai, non sappiamo dove va, ma esce sempre. Lo dico nel caso Ramiro chiedesse di me. Ciao. Vediamo se Oscar! Oscar! Affrontare prima chi è? Ferrari e poi quelli. Sono la professoressa dei gemelli Fritzenwalde. Ah, la stavano giusto aspettando, ci accomodi. Salve. Sono Wendy. Voi siete gemelli? Quando studia, non vuole vedere nessuno! Lasciami passare! Dai, lasciami, va tutto bene! No! Ora capisco perché Thomas non voleva che entrassi. No, Paz! Aspetta, non è come pensi, fermati! No, lasciala andare, Martin! Ti faccio un occhio nero, deficiente! No, fermati, Paz! Ti giuro che stavamo studiando, continua, non è come studiare, pensi. Allora, perché io non ti disturbo più. No, aspetta, amore mio, lo sai che sei l'unica ragazza che mi interessa. Prima non dicevi questo. Ma fammi uscire. Aspetta, no, non te ne vai finché non chiariamo tutto. È tutto, tutto chiaro, Martin, fammi uscire. No, se ti perdo muoio, capisci? Allora muoio. Muori, perché io non esisto più, Martin. No, aspetta. No! Oh, che succede? Greta, che ci fai qui?
Io non potevo restare lontano da piccoli. Prego! Mancare botte sul naso come vuoi dare adesso. Perdonami, Greta. Vecchia Greta, essere nuovamente a casa. Ciao, tesoro. Mola. Dove pensi di andare, bella? Mora. Le siamesi, per servirti, piccola. Che volete? Fernando non vi ha dato i soldi che vi ho mandato? Ma sì, piccola, i soldi. E il messaggio in cui chiedevi che mantenessimo il segreto. Ma c'è un problemino, purtroppo. Che problema? Beh, che è molto poco zingaro per zittire queste bocche assetate di pettegolezzo. Perché a noi servono molti altri di quei fogliettini colorati che tu sai, capisci, cara? Ma di che stai parlando? Che cosa volete? Che se non vuoi che le siamesi, cara, sciolgano la lingua... E vadano di salotto in salotto, da una parte all'altra... Devi pagare! Sono una stupida, una deficiente, a cui vendono una pianta velenosa che crede sia un bonsai! Ma che razza di fatine siete voi, eh? Che mi regalate con tanto di fiocco due carogne di streghe che mi vogliono solo eliminare! Rispondetemi, parlatemi! Flori... Possiamo parlare? Non voglio parlare con te, esci dalla mia stanza. Ascolta. Vattene dalla mia stanza! Non puoi credere a quella stupidaggine che ti hanno dato, è una registrazione falsa, l'hanno Senti fatta cosa, per farci avrò litigare. Anche la faccia da ingenua, ma non sono stupida. E mi rendo conto che a te non importa un fico secco che nelle nostre vene scorra lo stesso sangue. Non è così, non è così. Io sono gelosa per Federico, ma è soltanto per questo. È molto più di questo. Tu mi odi perché esisto, ti disturba che io sia qui, che respiri. Per te sono come una verruga sul tuo collo liscio. Ma preparati, sorellina, perché io amo Federico e non mi farei più sentire in colpa. A partire da ora, io lotterò per lui con le unghie e con i denti, mi hai capito?